si consegue, quindi Napoli diventa tutta fiera conquistata dai napoletani. Cardinale Urco, dopo aver compiuto un'impresa, caro Bernardo, che se fosse stata dall'altra parte avrebbe avuto enciclopedie, invece così viene molto ghettizzata, molto nascosta, viene molto ghettizzata, perché noi sappiamo che la storia la scrive i vincitori scelgono quali pagine inserire, quali pagine cancellare o minimizzare, quindi anche questa idea 799 è una di queste ricerche. Preso possesso di Napoli, Rufo la prima cosa che fa, chiama il re Ferdinando IV, ce l'hai sta, adesso puoi tornare. Ferdinando IV si fida e non si fida, ci sono ancora dei disordini, aspetta un po' di tempo, rimane in Sicilia, anche perché lui stava bene lì a caccia delle riserve reali, per cui tergiversa un po' e lascia che le questioni vengano trattate dal Delsot e dalla regina. E quindi inizia la fase. Ruffo non era un focaiolo. Ruffo non avrebbe voluto quella restaurazione così veemente, così anche sanguinolenta, se così possiamo dire, perché lui era convinto che con le blandizie, era convinto che con le trattative si potesse ottenere molto di più. Purtroppo passa la lunga dura il focaiolo Delson e della regina, e quindi vengono fatte giunte le discussioni speciali e vengono messi a morte, ricordatevi questo numero, 99 persone. Quindi quando si dice che sono stati messi a morte migliaia di patrioti, tra virgolette, si dice una grande cavolata. Sono 99 persone, anzi qualcuno dice che erano 122, 123. Noi abbiamo fatto proprio i confronti e sono 90 di questi. Diceva Bernardo, l'ammiraglio Caraccio, il primo, Eleonora Monte Alfonseca, Domenico Cirillo, Magari, Conforti, diciamo quella che viene chiamata l'intelligenza napoletana. Io direi una minima parte dell'intelligenza napoletana, perché la gran parte dell'intelligenza napoletana non si è schierata, lo dice lo stesso uomo nel suo saggio sul 1799. La rivoluzione non è riuscita perché si è trattata di una rivoluzione passiva che non ha avuto l'appoggio delle masse, da che fondo è punto. La rivoluzione si fa con le masse, si ferma il popolo e il popolo ha dato le masse differenti in gran parte, se non addirittura ostili. Ma d'altro canto, quando mentre gli si moriva letteralmente di fatto, perché poi il Diodato, organo repubblicano, non riusciva a neanche a gestire l'ordinaria amministrazione, il Parlamento, il repubblicano pensava a cambiare i mesi alla moda francese, pensava a comporre i via San Gennaro, pensava a cambiare la ripartizione delle province, creando dipartimenti, cantoni, bureau alla moda repubblicana, cosa che poi la cosa aberrata è stata poi cancellata. Sono di avvio alla conclusione, perché il flessibile Saltarello mi fa dei gesti inquietanti. Quindi era evidente che il popolo dovesse scegliere la parte che più gli si avvicina, più gli era congeniale. Diciamo 99 persone, quindi vengono mandate a morte, tra cui due donne, l'abbiamo detto, la giornalista inglese, Eleonora Monte Alfonseca, che fino a qualche mese prima componeva piano nei confronti del re e della regina, e poi quell'altra poveretta che la Luisa San Felice, con via 799, con ideologia giacobina, c'è un po' di cavolo perenne, c'era un personaggio un po', la donna un po' disinvolta, che accordava le sue grazie a destra e a manca, e quindi poi rimane implicato in una vicenda molto più grande di lei, e poi alla fine viene condannata. 99 persone, vi siete mai chiesti quanti sono state le morti dall'altra parte? Cioè, quante persone hanno ammazzato Giacomini? Noi abbiamo fatto, Claudio, in questo libro, c'è l'introduzione di questo libro, abbiamo visto l'episodio di Isola dei Lidi, no? Isola dei Lidi, l'Alta Terra di Lavoro, la città delle cascate, una città bellissima. E allora, lì, il 12 maggio, il giorno di Pentecoste, i Giacomini ammazzano 537 persone, di cui 350 si erano ritirate a pregare
rifugiati in quella chiesa di San Lorenzo, che è una volta ogni altro che partecipa a questa manifestazione. Vogliamo parlare delle cime di Vinturno, di Traetto, altre 350 persone che vengono trucidate dai polacchi, che erano i gallo polacchi, come si può dire, che erano al servizio dei giardini. Vogliamo parlare di tutte quelle vittime che abbiamo recuperato indagando su libri molto, che è un'altra fonte preziosa di cui nessuno parla. Io ho trovato delle cose aberranti. Vedete dove faccio due esempi. In un registro di Arci, che è un comune che si trova tra Cassino e Sola, sempre all'altalena di lavoro, viene ammazzato un tale Filippo Vannucci che ha 90 anni. 90 anni, pensate un po' di 90 anni, quale insidia potesse avere per i giacobini. E poi la cosa ancora più aberrante, viene ammazzato un bambino in tenera età, di cui non c'è neanche il nome, perché evidentemente non era stato ancora battezzato, il figlio di Luigi Cervini, e il sacerdote di volta che viene ammazzato mentre era ad Ubera Magis. Si dice che mentre stava prendendo il latte dal seno della madre. Allora io vorrei sapere, vorrei chiedere a questi epitoli, no? Del 1799, che si esaltano di fronte a questi valori. Io ci metterei 10 punti interrogativi, perché ancora mi devono spiegare quali sono questi valori che hanno portato i giacobini. Non fosse altro se il valore era quello della razzia, perché all'abbazia di Monte Cassino sono andati via, non sono lì tesori